Bentornati su Dynamod, oggi voglio proporre quella che è la review, la recensione per quanto riguarda le FAQ rilasciate il 6 gennaio 2020 per Psychic Awakening Blood of Baal e tratterò solo per la parte riguardante gli angeli sanguinari. Per la parte riguardante i tiranidi salterò perché appunto ho trattato soltanto di questa. E vi posso già anticipare che le FAQ sono perfettamente da rigettare, almeno. A parte una, sono veramente FAQ che non condivido e secondo me sono veramente pessime, però ora andremo a vederle. E posso cominciare col trattare la maggior parte delle FAQ riguardo assieme perché portano la stessa conseguenza. Infatti, vedono per i cappellani una diminuzione di quelle che sono le litanie di battaglia che si possono avere. Infatti, per Astoreth si scende ad avere la litania di battaglia di base e altre due sole litanie battaglia, ma il problema sono per gli altri cappellani. Infatti, sia per le Martes che per il cappellano in armatura Terminator, che per il cappellano normale che per il Primaris cappellano, ecco che vedono le litanie disponibili adesso solo quella di base più una sola altra litania. Questo è un grosso problema, se volete, perché da un lato porta ad avere meno scelta, quindi nonostante si potesse comunque lanciarne solo una, avere la possibilità di scegliere molto meno, secondo me, non è adeguato, anche perché dovevano ricoprire un po' con queste litanie quello che è il ruolo anche dei bibliotecari che hanno accesso a più poteri. Dopo ne possono usare meno, ma possono scegliere più poteri da avere in bolla. E questo è un grosso problema, a mio avviso, perché riduce molto le possibilità, le capacità di questi modelli che sono già sottovalutati di loro. Una cosa però per quanto riguarda i cappellani l'hanno fatta di buona ed è il fatto che per quanto riguarda le Martes gli hanno aggiunto come abilità la Black Rage. Infatti è anche l'unico cappellano della Compagnia della Morte, infatti è l'unico anche cappellano che abbia ceduto alla Rabbia Nera e che ancora mantenga un po' di sanità, quindi ci sta che abbia questa abilità stessa. E ha più 1 quindi alla caratteristica degli attacchi. Inoltre ha l'abilità di parare col 6 qualora subisca una ferita mortale o una ferita, le ferite perse, quindi diventa ottimo in questo senso, ci sta ed è un qualcosa che gli era dovuto, quindi è giusto che sia presentato l'aggiunta di questa abilità al modello stesso. E poi abbiamo una correzione per quanto riguarda il Sanguinary Priest della propria Brawl Skull. Infatti abbiamo che l'abilità Endation No Fear è cambiata con Angel of Death, che comprende anche questa. E da un lato ci sta perché effettivamente tutte le altre del libro hanno Angel of Death, questa era l'unica, sinceramente non me l'ero neanche accorto, quindi è un errore che non dovrebbe neanche esserci stato perché essendo il libro nuovo non dovrebbero esserci questo tipo di errori, ma è stato corretto, quindi se ne prende atto e sinceramente non avevo neanche notato appunto il problema perché usavo Angel of Death per quanto riguarda le unità che erano state rilasciate con questo libro stesso, però appunto se ne prende atto. E poi abbiamo la FAQ per quanto riguarda i Flesh Tears per Fury Within. Ed è una cosa che veramente questa quella mi ha fatto più, diciamo, arrabbiare. Perché da un lato contraddice quello che avevo detto nella mia recensione per quanto riguarda Psychic Awakening Blood of Baal, che sostenevo appunto il fatto che questa fosse cumulativa con l'assalto a Dothan, quindi poteva essere veramente molto interessante. In questo caso viene specificato che invece non è cumulativo con il bonus di penetrazione dato dalla Saldotin, e questo lo trovo veramente stupido perché, dato che i Flesh Tear non sono qualcosa di eccezionale, ok, hanno solo Genesis, l'artefatto che è veramente ottimo, però non sono un'armata chissà che eccezionale. Quindi vedere questa limitazione data a Muzza a gratis veramente non mi piace, anche perché non è una cosa che capita spesso, quindi non la trovo così esacerbante da dire bisogna limitare la sostenibilità dell'addizionare il rend. Sinceramente questo non lo trovo per nulla corretto, però c'è, se ne prende atto, anche se non condivido assolutamente questa FAQ, se è chiaro. Quindi, che dire di queste FAQ? Come avete potuto capire non mi sono piaciute praticamente per nulla, però se ne deve prendere atto. Voglio comunque ricordare che in descrizione potete trovare il link alla mia recensione per quanto riguarda Psychic Awakening Blood of Baal. Ovviamente, quando andate a seguirla, tenete conto che nelle parti in cui tratto degli argomenti trattati in queste FAQ, dovete far conto che appunto c'è questo cambio. Quindi, ovviamente, essendo stato video rilasciato prima, non può essere aggiornato, e quindi tenete conto della differenza. Quindi,
però appunto è un video comunque che vi inviterei a guardare. E comunque queste FAQ se ne prende atto, per quanto non sia del tutto contento del rilascio, perché diminuiscono le capacità di molte unità che altrimenti sarebbero state molto più interessanti, però purtroppo questo è quello che è stato rilasciato e se ne prende atto, sperando che venga cambiato in futuro. Ad ogni modo, Da Dynamod per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamod è tutto, alla prossima!